Prossimo consiglio comunale, voi avete presentato, volete integrare con quattro mozioni. Sì, il prossimo consiglio comunale che si tiene martedì prossimo la mattina, abbiamo presentato per quel consiglio proprio questa mattina quattro mozioni da discutere in consiglio, quattro mozioni che riguardano quattro temi importantissimi. Uno è l'autodromo di San Mauro, uno sulla raccolta rifiuti e igiene urbana, uno su dei fondi che a nostro avviso dovrebbero essere utilizzati per la riqualificazione della zona industriale. È una mozione che riguarda la riduzione delle indennità del sindaco e degli assessori, questo per poi essere utilizzati in modo particolare per il decoro urbano che a Montorio, insomma, è pressoché inesistente. Ma non l'avevate già presentata, tra l'altro, questa mozione? Allora no, l'unica mozione che avevamo presentato era quella sulle indennità, la riproponiamo anche perché noi consiglieri di minoranza abbiamo rinunciato al gettone e lo abbiamo destinato a un fondo per il sociale. La riproponiamo, ma ci sono tra l'altro le altre tre che non sono di poco conto. L'autodromo lo conosciamo tutti, chiediamo in pratica che vengano accertate se ancora ci sono i requisiti per andare avanti con questa realizzazione. Poi c'è la raccolta rifiuti, in modo particolare sul quadro economico che è stato utilizzato per stipulare il contratto e a nostro avviso non è quello che è stato approvato dalla Giunta e portato in Consiglio Comunale e poi ci sono dei fondi che dovranno, entreranno al Comune per la cessione di un lotto alla zona industriale e noi chiediamo che vengano utilizzati circa 118 mila euro per la riqualificazione della zona industriale che sta in uno stato pietoso. Parliamo anche di quello che sta accadendo, comunque in maggioranza ritiene insomma che la crisi sia in atto, sia inevitabile, che durerà comunque il governo Facciolini. Allora, la crisi che è in atto e che sta portando l'amministrazione a capitolare, insomma, è evidente perché già una parte di maggioranza uscita dalle urne non c'è più, nel senso due consiglieri sono passati all'opposizione, lo sappiamo ormai tutti. L'amministrazione Facciolini si regge per un solo consigliere, il consigliere ad oggi uno dei consiglieri è in bilico, in pratica. Proprio nello scorso consiglio comunale ha fatto una dichiarazione dicendo che non si trova bene in maggioranza, che ci sono dei problemi, che le cose non vanno, quindi è evidente lo stato, insomma, di crisi che c'è e credo che, insomma, il sindaco ne debba prendere atto.